Buonasera a tutti. Siamo all'ultima serata della Fiera delle Parole 2017 e il clima è di festa per due motivi. Prima di tutto per il ministro, questa sera in veste di scrittore, Dario Franceschini e il suo Disadorna, che sarà insieme a Roberto Vecchioni, nostro amico, che festeggiamo doppiamente. Lo diciamo già, il suo La vita che si ama ha raggiunto le 100.000 copie, che oggi è qualcosa davvero di grandioso. Un applauso a Dario Franceschini e Roberto Vecchioni. Spero. Sì, è aperto. È aperto? Però luce poca, quindi lo faccio da seduto. Alla fine scelse una città di mare. La decisione di andare a vivere altrove l'aveva presa un mattino di qualche anno prima, nella cucina di casa. Faceva sempre colazione in piedi, già vestito e pronto per uscire. Ma quel giorno, chissà perché, si sedette al tavolo di legno, prese lo zucchero e si mise a mescolare il caffè. Poi tolse il cucchiaino e si accorse del piacere che gli dava guardarlo girare sempre più lentamente nella tazzina, fino a fermarsi. Fece più volte quel gesto e quando lo bevve, una tranquillità sconosciuta lo avvolse. Così stabilì sarebbe stata la sua vecchiaia. Troppe volte aveva dovuto sentire i suoi coetanei raccontare del proprio passato, affogati in nostalgie e rimpianti, o peggio, aveva dovuto ascoltare infastidito quelli che continuavano a parlare del futuro, delle cose che avrebbero fatto, incuranti dei loro anni. La sua decisione fu invece quella di non ricordare e non progettare più nulla. Non che rinnegasse la sua vita, semplicemente era stata troppa. Disse questo ai figli per spiegare le ragioni della sua scelta di andare ad abitare da solo in un'altra città, ma loro, ovviamente, non capirono, presi com'erano a inseguire desideri, carriere, passioni. Del resto sapeva benissimo anche lui come ci si sentiva esaltati in quella corsa, che in realtà finiva per non farti vedere nulla, perché tutto scorreva troppo in fretta, come dietro i finestrini di un'auto che sfreccia. Lui scelse invece le pause, i piccoli gesti, i frammenti. Non li cercava, ma quando li incrociava si fermava a gustarli con delicatezza, perché aveva capito quanto erano preziosi, più di ogni altra cosa, e quanti ne aveva stupidamente perduti nella frenesia della vita. A Genova affittò una stanza al secondo piano di una casa poco distante dal porto. Ogni mattina scendeva e andava verso le banchine e poi oltre, sui moli deserti. Mentre camminava sentiva il frastuono della città allontanarsi dietro di lui e la brezza marina spettinargli gli ultimi capelli. Quando arrivava alla fine del pontile di legno più lontano, si sedeva sulle assi con le gambe penzoloni nell'aria. Per questo aveva voluto una città di mare. Gli piaceva l'idea di passare il resto dei suoi giorni lì seduto, proprio di fronte all'acqua, con tutto alle spalle. È soltanto la quiete davanti. Che è poi per me il racconto centrale, clou di tutto questo libro che io trovo meraviglioso, ma non, probabilmente non faccio testo perché sono un fan di Dario Franceschini, come in tutti i sensi, quindi sia come politico che come scrittore, ma siccome come politico lo conoscono tutti, ma come scrittore pochi,
bisognerebbe che, non dico si ribaltassero le cose, almeno si pareggiassero, perché merita molta attenzione come scrittore. Soprattutto adesso che è arrivato al racconto, che era secondo me già nelle sue corde, nel suo modo di essere e di esprimersi, perché belli, piacevoli romanzi, bello, l'ultimo bellissimo secondo me, ma lui è un narratore a strappi, a fasi, e quindi si è scoperto in questo, come naturalmente illustra in questo racconto, si è scoperto in questo amore del frammento, amore del particolare che non si perde, della cosa che segna la tua vita. La vecchiaia non ha età, non ha assolutamente né passato né presente né futuro, è un momento di costante, sicura certezza del bello che hai vissuto e che c'hai ancora dentro, ma è il momento in cui lo assapori di più, perché negli altri momenti tutto sfugge, tutto è fiume che corre. La vecchiaia è porsi davanti al mare, cioè finalmente dire sto vivendo la vita, sono felice, non mi importa dell'età, non la sento nemmeno. Questo è l'io. Leggevo stamattina su Robinson, che è l'inserto di Repubblica, e che è tutto sull'io, tra l'altro, un bellissimo saggio di McEwan, Ian McEwan, che si chiedeva effettivamente, come tutti gli altri in questa raccolta di Robinson, si chiedeva cos'è l'io? Perché generalmente noi consideriamo, tentiamo di equiparare l'io alla coscienza, il che non è vero, dice McEwan, perché a volte l'io è incosciente, fa cose che non sono compendiate, non entrano nella coscienza. E allora quale altro motivo, quale altro io esiste? E allora io penso, e lui pensa, i nostri due pensieri coincidono, che l'io sia questo momento, ecco, particolare, un momento solo, come un punto prima del Big Bang, un momento in cui spazio e tempo coincidono perfettamente, e lui lì, la persona, l'individuo, l'identità si trova a suo agio, si riconosce, perché nella corsa a 20 anni, a 30 anni, non si riconosce mai, continua a rimandare in là la conoscenza, mi riconoscerò domani o dopodomani, e molte volte molti vecchi si riconoscono solo nel passato. E questo il protagonista del racconto non lo vuole assolutamente. Io mi riconosco ora, che sono la somma dei miei passati e del poco futuro che ho. Quindi sono io, questa identità. È bellissimo arrivare a questo punto, è fantastico. E Dario Franceschini ha trovato, non solo in questo racconto, ma anche in tutti gli altri, una persona generalmente anziana, non voglio chiamarla nemmeno vecchia, assolutamente no, anziana, un po' in là negli anni, con tutte le esperienze passate e non passate, che ribalta assolutamente il senso dei valori della vita, che non sono per niente in quel che hai conquistato, quel che hai fatto, quel che hai rimpianto, ma sono in quel momento. Cioè adesso sono la somma di tutto, quello che ho perso e quello che ho vinto. Non importa, ma sono contento, felice di me, della mia esistenza. E allora un tratto della vita diventa epico, un tratto passato, anche presente della vita, diventa epico in ogni racconto. Epica la cassetta delle lettere per un personaggio di un racconto, epica la moto, il sidecar per un altro personaggio, epica la bandiera dell'Italia per la prima volta cucita dalla madre, e piccole cose che rimangono, epico il sogno a 90 anni di fare un figlio, epico, che rimane anche un sogno probabilmente, ma è ti riempie completamente, ecco, riempire la vita negli spazi vuoti. E allora ci si accorge che l'io è sì in quel punto fermo, meravigliosamente conscio di se stesso, ma che non è mai finito, e che la letteratura ha questo compito, cioè l'io vero, l'io, come nell'articolo di McEwan, che vi prego di leggere perché è la Repubblica di oggi, nell'articolo di McEwan, si dice che l'io non smette mai di narrarsi. L'io è la continua narrazione di se stesso, narrazione che può essere con la tua mente, col tuo pensiero, oppure più facilmente scrivendo, dicendoti continuamente chi sei e perché sei così. E stranamente, ma non è tanto stranamente, in quel descrivere te stesso descrivi tutti.
descrivi tutti, perché tutti abbiamo questo fulgore di un momento in cui ci accorgiamo che quello era il punto cardine della nostra vita e non potremo mai dimenticarlo, perché ci identifichiamo con quello. Tutto il resto, bello o brutto, lo sposalizi, i figli, l'amore, il dolore, i problemi, tutto quanto fa da cornice all'attimo in cui ci riconosciamo. E qui devo citare due cose, due citazioni devo farle, perché sono chino la testa di fronte a due autori di questo tipo, che sono praticamente il commento a quel che ho detto e al libro di Franceschini. Uno è Orazio, che dice una cosa bellissima che ho trovato in tutti i racconti di questo libro, che è un gioiello. E la citazione è questa, in italiano. La citazione è la seguente. Quando pensi, quando nella tua vita pensi che sia più importante quello che hai voluto fare e non hai fatto, nasce il senso della citazione oraziana, che in latino è splendida, in italiano forse è un po' più riduttiva. Torna indietro quando ti accorgi che le cose perdute valgono di più di quelle desiderate. Questa è una citazione immensa di Orazio. È una di Platone, bellissima, che ormai tutti conosciamo, ma che è un centro focale. Nessuno è felice se non è padrone di se stesso. Tutte e due queste cose sono dentro al libro di Franceschini. E io vi vorrei porgere pensiero. Non è vero che i racconti, probabilmente li avrà messi a caso Dario nel libro, ma non è vero che potete scegliere il racconto da leggere. Io ho letto due o tre volte il libro e mi pare che si debba leggere dall'inizio alla fine. Sono racconti di una pagina e mezzo, due pagine al massimo, e voi dite va, comincio dal sesto, poi vado al quinto, poi all'ottavo. Non fate così, leggetelo dall'inizio. Perché già all'inizio, con questo violino misterioso che entra dentro, vi prepara alle sorprese. Ogni racconto è una sorpresa semplicissima, sorpresa della vita, semplicissima. E questo violino del primo racconto vi porta a tutte le altre piccole sorprese. È un libro che non ha pretese, dicevamo, epiche, per niente. È un libro che non parla di personaggi grandi, immensi, per niente. Grandi dentro di loro, come tutti gli uomini, come siamo tutti dentro, grandi, proprio per la nostra umanità. Parla di persone semplici, molta gente di Ferrara o molta gente che lui ha conosciuto del popolo, a cui dà nomi diversi o nomi strani o nomi cambiati, e quindi anche gente divertente, ridicola, tutti come generalmente tutti i ferraresi, un po' folli, un po' pazzi, un po' strani, un po'... non squilibrati, no, bizzarri sicuramente, perché è una nota caratteristica del ferrarese che esistano personaggi con nomi impossibili e con una vita e anche un modo di esistere che sfida sempre la usualità, la normalità, va sempre oltre. E lui questo l'ha saputo mettere benissimo, sempre con nelle circostanze più precise. Io a Milano ho letto e rileggo adesso un brano piccolo, perché dopo tutta questa serietà mi misuro anche col ferrarese, e così vi do un'idea del fatto che questo libro svaria da contenuti intimi, personali e ribaltati, perché c'è Franceschini in quasi tutti i personaggi, ribaltati in altre persone, a momenti di amore per l'arte semplice, popolare.
è poi una tradizione dell'Emilia, della Romagna questa, perché io mi ricordo che questi giochi li facevamo anche con Benini, con Guccini, con Benini, con tutto il gruppo di Bologna, cioè che uno comincia con un verso e l'altro deve rispondere con un altro verso che faccia rima col verso di prima. E c'era un personaggio, o c'è, non lo so, a Ferrara che si chiama Malagù, Malagù, che ha una, credo che significhi qualcosa Malagù, etimologicamente. Malagù, cervello malato, una cosa di questo genere. Malagù, che tutti quanti lo ricercavano. Malagù arrivava e veniva e andava quando voleva lui. E ogni tanto arrivava in questa osteria e allora subito lo provocavano, perché lui era un rimatore eccezionale, uno sapeva rimare benissimo. E allora qualcuno buttava lì un verso e lui doveva rispondere con una rima. E un giorno gli buttano lì dei versi su letterati, generalmente letterati emiliani. E il primo avventore gli dice: Malagù, cal faseva il Petrarca? E Malagù risponde: als faseva darti in tal chius una barca. E l'Ariosto: al faseva darti in tal chius il posto. E che faseva al tasso? Al faseva dare in tal cul in sasso. E a Dante? Al faseva dare in tal cul d'anfante. E così avanti, finché alla fine lo vogliono fregare e gli dicono: ma adesso non riuscirà a trovare la rima. E gli dicono: e Shakespeare? E lui ci pensa un po' su e poi risponde: al faseva dare in tal cul anche a lui. Per trovare? Che il finale è sempre quello e deve essere quello. Noi ringraziamo Dario di essere qua in questo palazzo, che non è soltanto palazzo della ragione ma anche del sentimento, mettiamola così, perché oggi è anche un po' del sentimento, e gli lascio pista libera, comunque lo instrado un po', nel senso, se è d'accordo che gli è consona questa narrazione a strappi, breve, così frammentaria, ma così in fin dei conti consona, perché tutti i racconti sono legati uno all'altro. E se ha fatto maggior fatica di fare un romanzo, di scrivere un romanzo, e comunque che intenzioni aveva? Io le so già le sue intenzioni, perché me l'ha dette già a Milano, ed è il modo suo di scrivere. Che cosa si prova e perché, e che cosa sente di aver dato a se stesso e anche agli altri con questi racconti? Grazie, grazie a tutti voi, grazie a Roberto. Già un'emozione e un imbarazzo sentire parlare Roberto Vecchioni del mio libro, sentirlo leggere poi è veramente fantastico, quindi mi fa un grande piacere. È più difficile scrivere un romanzo, tu lo sai bene, un romanzo richiede la fatica di riconoscerlo, averlo, poi la fatica di scriverlo. Il racconto è sicuramente più breve, c'è un'altra fatica che è quella di concentrare una storia in uno spazio molto corto. Io volevo provare i racconti, alcuni come nella mia testa sono in realtà dei capitoli primi di romanzi che io finirò. Beh, non è detto tutti, insomma, però qualcuno, cioè in qualcuno ho in mente cosa potrebbe succedere dopo e quindi voglio finire di scriverli. Altri sono delle immagini, come Roberto su questo mi ha raccontato una volta, che lui quando scrive un romanzo ha già tutto in mente, cioè nella testa macera, ragiona, e quando si mette a scrivere già in mente i personaggi, la trama, i luoghi, e scrive tutto di getto. Mi ha detto che alcuni li ha scritti in 15 giorni scrivendo tutto di seguito, che è una cosa meravigliosa, ma per me è assolutamente impossibile. Io in genere comincio da un'immagine, da un incipit vero e proprio. Per esempio, avevo in mente alla fine, da molti anni, alla fine scelse una città di mare, ma non sapevo chi era il protagonista, non sapevo cosa sarebbe successo. Poi dopo la narrazione si sviluppa, ti sfugge, almeno a me sfugge di mano,
i personaggi, se vuoi fargli fare una cosa sbagliata, non ti danno retta. Sembra retorica, ma in realtà in molti casi è davvero così. C'è anche un bellissimo episodio di Gabriel García Márquez, che mentre stava scrivendo Cent'anni di solitudine, raccontato dalla moglie, da Mercedes, che torna a casa, torna, va a letto alle 2-3 di notte piangendo a dirotto. La moglie si sveglia e dice: cos'è successo? E lui gli risponde: è morto il colonnello Buendía. L'hai fatto morire tu, potevi evitarlo, no? Per dire come alla fine si incrocia davvero. Scrivere dà questa sensazione di parte di onnipotenza, poi in realtà non è così, appunto perché devi seguire. A me piace molto l'idea che il racconto così breve è in qualche modo troncato, lascia il lettore libero di immaginare il resto. Io sono, forse perché sono un po' ossessionato dal fatto che nel mio caso, e so che è un peso, e so che è una cosa che mette diffidenza in chiunque, anche in ciascuno di voi, il fatto che uno che è conosciuto per altre cose, un'immagine diversa, politica, poi scrive delle storie, dice cosa c'è sotto. E quindi forse anche per questo mi piace molto l'idea che il lettore si liberi completamente dell'autore. Quando il libro è scritto appartiene al lettore, ognuno lo legge diversamente, vede le trame diversamente, non è solo che immagina facce diverse, luoghi diversi, ma immagina anche sentimenti diversi, spesso trame diverse, soprattutto quando la narrazione non è così chiara che ti lascia uno spazio di interpretazione. E quindi mi piace l'idea che sia libero e che questi racconti ti facciano venire voglia di immaginare il seguito. Se mi si chiedesse cosa ti piacerebbe da questo libro? Io quando scrivo non ho in mente non ce la farei proprio, di dire c'è un messaggio sociale, un messaggio culturale, un messaggio valoriale, tantomeno un messaggio politico, attorno al quale poi costruisco una storia, che è un modo assolutamente legittimo di scrivere. Se mi si chiedesse cosa ti piacerebbe, mi piacerebbe che ai lettori venisse voglia di scrivere. Che è una cosa che fa un gran bene nella vita, è una cosa che terapeuticamente consiglio, fa bene, se lo diceva adesso Roberto, scrivere consente anche di riconoscere se stessi o raccontare se stessi anche nei terreni più scivolosi, più difficili, più complicati, mascherandosi dietro altre persone. Poi non è tutta autobiografia, evidentemente, quando racconti mescoli verità, fantasia, immaginazione, desideri, ricordi, è tutto mescolato, nella narrazione si confonde tutto, ma scrivere fa un gran bene e soprattutto si aprirebbero delle miniere di che ci sono dentro ognuno di noi, delle miniere di storie pazzesche. Anche nei racconti, come nei miei romanzi, spesso le cose che sembrano, che dai lettori sono state giudicate le più fantasiose, sono in realtà le più reali. Malagù è veramente questo vecchietto che arrivava di notte davanti al bar dove andavo da ragazzo, compariva senza criterio, ogni mese, due mesi, quattro mesi, non mi arrivava, quando arrivava c'era il rito delle rime dei poeti, che era una specie di rito sacro, perché c'era l'officiante, c'era questo rito che si sapeva tutti che finiva con Shakespeare. E che non aveva la rima, e poi lui se ne scompariva nella notte. E la cosa bellissima è che quando a Ferrara, alla presentazione del libro a Ferrara, c'erano molti miei vecchi amici del bar e ho raccontato, è stato letto il racconto di Malagù, alla fine si sono avvicinati tranquillamente e mi hanno detto: ma sai che Malagù aveva un figlio pazzo? Ne faccio cenno nel racconto. E dice: sai cosa ha fatto il figlio? Dice: no, non trovava da sposarsi. E allora Malagù padre pazzo e Malagù figlio pazzo sono andati dal prete, che ha telefonato a un prete della Puglia e gli ha detto: mandami su una moglie, detta proprio così. E quindi il prete ha mandato su una ragazza che faceva il mestiere, come si diceva una volta, che ha sposato Malagù e l'hanno chiamata la ribaltabile per tutta la vita, che non è nemmeno molto elegante. Quindi, per dire, come delle volte veramente, se si va a scavare nella vita delle persone, dentro ognuno ci sono delle storie meravigliose, dentro la sua vita, dentro la vita degli altri. Anche la cosa dei nomi, me l'hai già sentita raccontare, ma i nomi che sono qua sono Argante, Nebore, Armistizio, anche qui sono tutti presi dall'elenco telefonico,
che il consiglio che io do a ognuno di voi, conservate i vecchi elenchi telefonici o cercateli, perché negli elenchi telefonici c'è tutta la saggezza contadina, la saggezza popolare di una volta, per cui i nomi erano nomi di personaggi della lirica storpiati, erano robe che derivavano da generazione in generazione. Adesso si tende a dare tutti lo stesso nome, c'è il nome di moda, si chiamano tutte migliaia di ragazze uguali, allora era tutto un frutto pazzesco della fantasia. E nel primo libro ho raccontato quella storia, anche quella tutta vera, di una famiglia contadina ferrarese che chiamava i figli numerandoli, tradizione che c'è un po' dappertutto, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, Settimio, Ottavio, e la storia vera di questa famiglia è che arrivati a Settimio nasce un altro maschio e il padre lo guarda e dice si chiama Ultimo. La suocera, perché erano famiglie, la suocera, no, non puoi chiamare l'ultimo, cosa ne sai, che modo di fare, lui si deve chiamare Ottavio, il padre si impunta, basta, lo chiamo Ultimo. Passa un anno, la moglie resta incinta, soddisfazione della suocera, che festeggia, quando nasce, dice adesso voglio vedere come lo chiami, e lui lo guarda e dice lo chiamo Seguito, e quindi ci sono questi due fratelli che si chiamano veri, si chiamano Ultimo e Seguito. E quando ho raccontato questa storia in una presentazione vicino a Roma, come oggi, una signora ha alzato la mano e ha detto guardi, si usava anche da noi, perché mia zia si chiama Finimola. E allora, se nella realtà c'è la zia Finimola, cosa c'è nella vita delle persone? Quanto si può scavare? Quanta meraviglia c'è? Quanta bellezza c'è dentro? Pensate alle storie che avete sentito raccontare nelle vostre case, nelle vostre famiglie, dei vostri parenti, quelle che avete incontrato nella vita. Allora, i personaggi dei miei racconti, che sono venuti fuori così, non succede niente di particolarmente, da dire, costruisco una narrazione. Beh, è che probabilmente, davvero, nelle pause, nelle cose più piccole della vita c'è una bellezza che noi rischiamo di non vedere più, siamo sempre di corsa, corriamo a tutta velocità, è veloce l'informazione, è veloce la vita, sono veloci gli spostamenti, è diventata veloce la musica, è veloce il cinema, è tutto accelerato, corriamo, e appunto è come quando corri su una macchina, se va troppo forte di fianco non vedi più nulla, se fai la stessa strada col finestrino aperto andando più piano, ti vedi gli odori, ti vedi i paesaggi, respiri l'aria, vedi i particolari. Allora mi piacerebbe che ognuno di noi, compatibilmente con la sua vita, se le cercasse queste pause, perché sono preziosissime, sono dedicate a noi. L'unica risorsa veramente limitata che abbiamo è il tempo, e quindi è la più preziosa, e noi lo sprechiamo. E io spero, qui c'è molta utopia, c'è come uno fa politica e dice una cosa così assurda, non lo so se è così assurda, ma io penso che noi siamo arrivati all'apice di una società basata sul fatto che il benessere lo si raggiunge in base alla quantità di beni materiali che possiedi, e naturalmente ti serve molto denaro, ambisci ad avere molto denaro per avere molti beni materiali, poi non hai tempo per usarli. Per quanti anni ci siamo riempiti la casa di videoregistratori, televisori, tutti gli strumenti, poi mai un minuto per utilizzarli. Oppure desideri di averli, se non te li puoi permettere. Io penso che via via, e ripeto, forse è un'utopia, ci avvicineremo a un modello sociale in cui il benessere delle persone sarà misurato dalla quantità di tempo che hanno a disposizione. E più tempo hai e più sei benestante, più raggiungi un modello di vita di cui ti riappropri dei tuoi spazi. Ti fermo un attimo perché questo discorso è bellissimo secondo me, però grazie, è un discorso da proseguire proprio prendendo da questo, però bisogna anche saperlo usare questo tempo che riesci a ricavarti, perché guardiamo il reale e guardiamo anche i nostri giovani, in realtà non sanno usare il tempo che hanno a disposizione, non lo sanno, perché sono letteralmente, questo tema non è trattato da te, letteralmente rovinati dalla tecnica, nel senso che se non c'è tecnica non c'è niente, e quando la tecnica in realtà non è salvifica mai, non salva nulla, al massimo cresce, aumenta, ma non dà
risultati finali di nessun tipo. Siamo oberati. Quando la scienza era scienza veramente, noi la dominavamo. Adesso siamo dominati, soprattutto i nostri giovani, ma anche noi, spesso, l'hai detto tu, compro questo, compro quello, compro quell'altro, che poi non userò mai, da questa tecnica. E non sappiamo più che cos'è il tempo. Pensa che ho sentito dire, questa è vera, ho sentito dire a che punto siamo arrivati, da due amici di mio figlio, un amico di mio figlio aveva trovato una Nikon di suo padre, la fa vedere a un altro amico e gli dice, pensa che i miei facevano le fotografie con questa macchina una volta. E l'altro gli risponde, non ho mai visto un telefono più brutto di questo. Quindi è tutto un altro dialogo, è un altro discorso, un'altra cultura, un altro modo di vedere. E allora noi dobbiamo riappropriarci di questo, del tempo. Disadorna, e il titolo è voluto, è bellissimo, lo trovo il titolo, anzi addirittura mi sembra quasi un neutro plurale, cose disadorne, racconti disadorni. Disadorna è citata anche la parola una volta sola nel libro. E vuol proprio dire, non ho bisogno di orpelli, non ho bisogno di fronzoli, né di barocchismi, di cose strane. Queste sono le storie, che poi non sono nemmeno storie, non hanno uno svolgimento temporale, sono lì, sono buttate lì, sono storie dell'anima, brevi storie dell'anima. E il disadorno diventa invece brillantissimo, per quanto sia disadorno formalmente, diventa brillantissimo quando cogli il contenuto, che è amore straordinario per se stesso e per la vita, detto in racconti di una pagina e mezzo, di due racconti. E allora c'è questo contrasto che io ammiro moltissimo. C'era anche un'invidia, perché i cantautori fanno gli album, poi sono cambiati, sono diventati dall'LP, il CD, poi download, ma è sempre l'album. Cioè tu metti insieme 7, 8, 10 canzoni, e chi scrive non può farlo, quindi il libro di racconti assomiglia, nella mia testa è più un album di un libro di racconti, anche perché la cosa che c'è davvero nelle canzoni, e soprattutto le canzoni dei grandi cantautori, è naturalmente nella canzone c'è l'emozione della musica che ti avvolge, ti travolge, ti porta dove vuole, insieme alle parole, ma le parole delle canzoni dei grandi cantautori, Roberto e gli altri grandi cantautori italiani, si possono leggere senza musica. No, è per arrabbiato perché non riesco ad andare al Festival Tenco. Purtroppo siamo impegnati tutti. Steino, c'hai ragione. ed è tutto concentrato. Cioè, alcune canzoni sono un romanzo, un racconto lungo, concentrato in uno spazio brevissimo. Quindi io sono sempre stato molto invidioso di questa grande capacità, senza musica, però ho cercato di fare questa operazione di concentrazione. Cito due parole di un tuo collega, che tutto quello di cui abbiamo parlato, scegli la tua vita, la scegli tu, te la scelgono gli altri. Quella frase bellissima di De André, quando dice continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai. Peraltro non c'è neanche il punto interrogativo, che io mi sono chiesto come fai a scrivere una domanda senza punto interrogativo. Eppure è senza punto interrogativo, perché stonava il punto interrogativo. Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai. C'è un trattato di filosofia dentro questo, no? Cioè la tua vita te la decidi tu, te la fai decidere dagli altri. E quindi veramente questa insomma è una grande... Quindi ho tentato di fare il mio primo album. Ma infatti è venuto benissimo. Ammiro questo dono della sintesi, lo ammiro, è un dono difficile, perché di solito si tende a complicare, ad aumentare, a mettere più parole possibili. Non parliamo poi dei libri americani, sono tutti di 400-500 pagine, che non riesco mai a leggerli sinceramente, ma la capacità di chiudere, e quello i cantatori, De André ce l'aveva. Ce l'aveva Lucio, c'era Ivano Fossati, Paolo Conte, insomma, quelli che io adoro e amo hanno sempre avuto questa capacità. E capisco benissimo che ti sia piaciuta una sfida del genere. Ed è una sfida, se mi permetti,
sembra un po' di superbia, ci vuole, è una sfida per persone intelligenti, perché è un libro che deve prendere a ogni piccola parola, perché essendo corto il racconto, ogni parola diventa un frattale importantissimo di significato. Quello che ho letto, il racconto che ho letto, non ha una parola in più, non ha una parola in meno. È quello che mi piace di più, ovviamente, di tutti i tuoi racconti. Proprio perché è il più disadorno di tutti. E poi dice anche delle cose al limite normali. Cioè, ciao ai figli, me ne vado per i fatti miei, ciao alla moglie se c'è, a tutti quanti. Non è nemmeno una fuga, è finalmente un rivedersi, un ritrovarsi di fuori, via, lontano da tutto questo passato di cui non me ne frega niente, futuro in cui ho già detto tutto, ho già detto troppo. Per cui basta, adesso si dice il poco, l'essenziale, il vero. E io credo che questa sia un'opera che ti pone di fronte, Dario, anche a un futuro non semplice, perché dovrai ribaltare, come la ribaltata della pugliese che è arrivata su a Ferrara, dovrai ribaltare il genere. Non credo che tu rifarai un libro di racconti di questo tipo, sarebbe probabilmente difficile, quindi dovrai rifare tutta un'altra cosa, dovrai dimenticare della sintesi e dovrai riscrivere un romanzo, d'altronde sei anche bravo in quella situazione di romanzo, però ci ritroveremo tra 2 anni, tra 3 anni, io non so ancora quanto ce la farò, però tenterò di vederti per tanti anni ancora, e io ti ricorderò sempre di Sadorna, qualsiasi romanzo tu abbia fatto nel 2025, nel 2030, io ti ricorderò di Sadorna, Dario, quello è il libro. Te lo dirò così col bastoncino in mano, magari te lo canterò. Disadorna, Dario! Perché stasera, i cantautori non muoiono mai, è una razza tremenda, cantano fino all'ultimo giorno della loro vita. E muoiono non muoiono mai in questo senso, è chiaro, non muoiono mai artisticamente. E stasera, se mi permetti. Io ho fatto a un certo punto, un anno fa, ho detto una cosa che a mio avviso fa parte di una generazione intera, cioè. I cantautori italiani non sono stati soltanto qualità, fanno parte della nostra vita ovviamente, ma sono stati formativi per una generazione intera. I messaggi che sono arrivati in quel modo hanno formato sensibilità, hanno formato valori, quindi ho detto bisognerebbe insegnarli a scuola. Naturalmente è partito un grande dibattito, ma non è poesia, non ho detto che è poesia, la poesia è una categoria. Le canzoni dei cantautori sono un'altra categoria, ma sono una categoria che dovrebbe assolutamente essere trasmessa attraverso nell'insegnamento, perché se sono state formative per milioni di persone, beh, perché si devono dimenticare nel percorso scolastico, come se il percorso scolastico dovesse seguire soltanto dei percorsi assolutamente tradizionali? Io sono convinto che ci arriveremo. Non dovrei farti domande politiche, perché prima di tutto perché io non capisco niente di politica e il linguaggio politico non mi appartiene. Secondo luogo perché non ti voglio nemmeno mettere in imbarazzo, però c'è gente che ha molta stima di te, tantissima, tanta e tanta e tanta, e tu lo sai, però non lo sai fino al punto giusto, perché sei veramente un uomo onesto, un vero democratico, e questo lo so da tanto tempo. Uno che non si nasconde dietro un dito e che tenta di fare tutto il bene della democrazia e del centro, anche del centro-sinistra italiano. Per cui la butto là. Se c'è una speranza che questo centro-sinistra si ricolleghi, ritorni insieme e batta l'opposizione. Siamo finiti su un terreno insidioso, perché tutto il mio io rispondo alla domanda perché non si può, sia per educazione sia perché è giusto, però io vi chiedo questo: chi di voi deciderà di leggere il libro dimentichi l'autore, proprio lo dimentichi, perché se no lo legge con gli occhiali sbagliati. In fondo nella vita Roberto ha fatto il professore
per tanti anni il cantautore e lo scrittore, e questo è stato accettato. Ci sono scrittori che fanno i magistrati, i giornalisti, gli insegnanti. Lo scrittore e il politico stonano, stanno malissimo. E se uno legge il racconto con gli occhi, legge i racconti con gli occhi del politico, intanto cade nell'errore di cercare l'autobiografia, il riferimento, cosa voleva dire. Quindi, insomma, questo ve lo chiedo. Detto questo, ma cosa volete? Io penso una cosa molto semplice. Abbiamo dei rischi enormi, che sono più forti dei rischi del passato. Ce li abbiamo non soltanto in Italia, ce li abbiamo in Europa, ce li abbiamo nel mondo. I rischi che stanno in modo diverso nei singoli paesi, ma sotto lo stesso vento, che è il vento del populismo. È il vento del populismo che si manifesta in modi diversi, populismi trasversali, populismi di destra, nazionalismi, sono tutti diversi, ma insomma è davvero la stessa tempesta, ed è una tempesta che nasce non per caso, ma nasce perché siamo tutti dentro delle paure nuove, figlie della globalizzazione, che non credevamo di dover incontrare. Anzi, quando, dopo la caduta del muro di Berlino, si immaginava che il mondo sarebbe stato una specie di Eden che andava tranquillamente verso la democrazia, la crescita economica, la pace nel mondo. Tutto sbagliato, stanno riemergendo paure, odi, guerre, terrorismo. Tutte queste paure sono entrate pesantemente nelle nostre vite. C'è la paura del diverso, la paura dello straniero, la paura dell'immigrato, la paura di perdere i livelli di benessere che magari uno ha conquistato faticosamente a prezzo di sudore nella vita, e dice qualcuno viene a togliermelo. La paura di non poter garantire ai figli o ai nipoti un futuro almeno pari a quello che abbiamo avuto noi. Quindi sono tutte paure vere, reali, non è che si può far finta che non ci siano. I populismi queste paure le accarezzano, le cavalcano, le strumentalizzano, le alimentano. Qual è la risposta a questo? La risposta di carattere generale, ne parlavamo oggi pomeriggio presentando il libro di Pino Roveredo, è investire sulla conoscenza, investire sull'educazione, investire sulla cultura. Quelli sono gli anticorpi per difendersi da queste paure. Più c'è ignoranza, più c'è assenza di cultura, e più di quelle paure tu diventi prigioniero, non riesci a liberartene. Se hai un livello di conoscenza, ti dà gli anticorpi necessari per affrontare in modo razionale le paure di questo tempo. E quindi investire in quello. La seconda è, se è così rischioso quello che abbiamo davanti, e in Italia si manifesta in modi diversi, ma insomma, forze che cavalcano il populismo ce ne abbondano, con le loro originalità, ma abbondano. Beh, se è questo il pericolo, in Italia e in Europa e nel mondo, può mai essere che noi rischiamo di perdere perché ci sono rancori, perché ci sono antipatie, perché ci sono state divisioni, ferite, scissioni, tutto giusto, perché capisco tutto, ma poi c'è una gerarchia di problemi, e allora io penso che ognuno debba fare uno sforzo di accantonare le ragioni politiche personali e capire che di fronte a questi rischi perdere perché non siamo stati capaci di stare insieme sarebbe una colpa imperdonabile. Allora, ringraziamo Dario Franceschini, luminosissima anche quest'ultima espressione, mi ha fatto capire anche me che non capisco un cavolo di politica, e ringraziamo stasera come scrittore, e gli auguriamo una lunga vita da scrittore, ma quell'altro augurio non lo faccio perché non si fa, un in bocca al lupo facciamo al massimo come politico. A voi tutti una buona serata, perché so che canterà qualcuno stasera, una mezza figura. Canta un ragazzo che è una promessa della canzone italiana. Se qualcuno vorrà sentirlo. Grazie a Dario Franceschini. Bello, eh? La sei cavata. Poi sentirti leggere il racconto, guarda, sembrava bello. È bellissimo.